Allora, Secchi di Perticara va in scena alla nona giornata di prima categoria Romagna Girone I. Di fronte a un numeroso pubblico si affrontano due squadre che arrivano entrambe da un successo ottenuto nel precedente turno. Il Bella arriva a domicilio con un netto 3-0 sulla Borghigiana, mentre il Perticara ha raccolto il primo rai stagione in quel di San Lorenzo, vincendo per 3-1 grazie a una doppietta di Filippo e una rete di Sartini. Prove di spiccheraggio prima dell'inizio del match, con entrambe figure rosa a falla da padrona. Non è un match facile per i padroni di casa alla ricerca di continuità per muovere la classifica. L'attenzione si avverte anche sul volto della presidente Gloria Franceschetti. Alessandro Capello della sezione di Imola dirige la gara. Match che vede il Perticara in maglia granata provare da subito la soluzione con l'attaccante di Filippo. La sfera si alza sopra la porta difesa da Marinaro. Il duello tra i due si rinnova. Questa volta l'attaccante di casa scalda il guantone l'estremo ospite direttamente da calcio piazzato. Anche gli ospiti si rendono pericolosi con una punizione di Contarini che si conclude al lato. Al minuto 37 si sblocca la gara, ma attenzione, la rimessa laterale gli uomini di casa rimettono il gioco il pallone. La ripartenza viene sventata da Bellariva gettando il pallone al di fuori del rettangolo da gioco. Come vedete, alcuni giocatori alzano la mano attendendo la rimessa. Capello di Imola invece fa segno di proseguire, non supportato dall'assistente ospite, con conseguente corner guadagnato dal Bellariva. Dall'angolo, Narsigò che porta sotto misura la deviazione vincente numero 6 Tonini. 1-0 per il Bellariva, non senza proteste per i padroni di casa. Al 40esimo, 3 minuti più tardi, Bellariva perviene al raddoppio. Questa volta il merito è di Bargelli, che su assist di Montanari, approfittando di una palla persa di iniziazione dai padroni di casa, non tradisce l'appuntamento con la rete per lo 0-2 che manda in estasi il numero 11 con meritati applausi dei compagni e abbracci. Nel finale, gli ospiti sfiorano addirittura i tris con la conclusione di Contarini che si perde al lato. Successivamente ancora Contarini, prima del duplice fischio, a vedersi lo specchio della porta chiuso dall'ottima uscita di Balducci. Squadre a riposo sullo 0-2, primo piano per il direttore di gara. Nella ripresa si rinnova il duello tra Contarini e Balducci con il portiere di casa che respinge la punizione del numero 10. La risposta del Perticara è affidata all'esto del suo numero 10 Polidori, che in velocità davanti a Marinaro si fa ipnotizzare da quest'ultimo. Poi lo stesso numero 10 che imposta attraversando al centro a Sfari fa da sponda per Morciano, pallone fuori. Ancora Perticara generoso con il tentativo di Polidori, ma risulta comoda presa per Marinaro. Gli animi si scaldano a farne le spese il tecnico del Perticara Mauro Comandini, che viene allontanato anzitempo. Quando riprende il match, Bellariva prosegue nel suo forcing e la concussione di Montanari non trova lo specchio della porta. Da punizione ancora Contarini a impegnare Balducci. All'83esimo Balducci si supera e chiude lo specchio della porta a Bargelli con una parata di piede. E nel finale, ancora una volta risponde presente all'altro neoentrato liberato. Il Perticara esce sconfitto al Valsecchi, la squadra di Comandini deve ancora attendere per il primo urà di fronte al pubblico amico. Rispetto alle altre apparizioni, la squadra di Comandini migliore in fase difensiva e di impostazione, ma oggi è risultata assente in fase offensiva. Il Bellariva ha raccolto il massimo dopo la prima mezz'ora di equilibrio, poi complice anche una disattenzione arbitrale. Una volta trovato il gol, ha amministrato il match insidiando più volte la porta di Balducci. Da questa prestazione dovrà ripartire il campionato del Perticara.